C'è bisogno di amore, c'è bisogno di giustizia, non quella detta, non quella chiacchierata, ma quella che si veste di diritti e di doveri per tutti, quelli che ci fa sentire veramente fratelli, nonno, ricchi e poveri. Guai a voi ricchi, è più facile che un cammello entri nella cruna di un ago. Anziché un ricco nel regno dei cieli. E allora, fratelli e sorelle, noi vogliamo portare a Gesù Bambino che nasce povero in una capanna fuori dell'abitato la nostra afflizione, la nostra povertà, la nostra sete di serenità, di prosperità, di tranquillità. Vogliamo portare a Lui le nostre sofferenze, le nostre preoccupazioni, perché Lui possa entrare nel nostro cuore, che è la capanna, e nella nostra vita, che è la sua incarnazione. Abbiamo pregato, Cristo ha preso la nostra natura umana, perdonarci la sua divinità. Cristo si incarna e si sacrifica, quindi si offre la mensa, l'altare, dove Lui si offre, ed è l'altare dell'amore, della redenzione, e da lì irrompe la risurrezione. E allora, fratelli e sorelle, e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, la possiamo contemplare se apriamo il cuore e facciamo sì che quella sia la sua vita. Se apriamo la vita e facciamo sì che sia la sua capanna. E allora con Gesù nella nostra vita, nel nostro cuore, possiamo davvero figli di Dio.